Siamo a Expo d'autunno a Milano con la dottoressa Olivia Marchisio, che è segretaria generale dell'Accademia Il Chirone e tesoriere della SISIO. Alla dottoressa Marchisio chiediamo innanzitutto qual è l'attività dell'Accademia Il Chirone. Allora, l'Accademia Il Chirone è nata 2 anni fa con lo scopo di unire insieme differenti categorie professionali. Perché questo? Perché di fondo si è visto che in questi anni l'odontoiatria, ma la medicina in generale, è andata verso un'iperspecializzazione e quindi mancava un qualche cosa che facesse da link tra le varie figure professionali del mondo medico e odontoiatrico in particolare. Sempre più sappiamo quanto sia importante a livello sistemico anche il cavo orale. È importante trovare sempre un collegamento tra cavo orale e salute sistemica. L'evidenza scientifica oggi ci porta studi su studi che evidenziano queste caratteristiche ed è importante quindi che i vari professionisti possano in una associazione riunirsi per poter confrontarsi su questi temi e su questi dibattiti. E qual è invece scopi e attività e anche il significato di SISIO? Bene, allora qui invece la SISIO, cioè Società Italiana di Scienza dell'Igiene Orale, è nata con uno scopo differente. Lo scopo della SISIO è quello fondamentalmente di far crescere la figura dell'igienista dentale sotto il profilo culturale della ricerca. È nata l'esigenza di questa nuova associazione in quanto in Italia la figura dell'igienista dentale è ben inserita oramai nel suo profilo professionale grazie anche alle associazioni sindacali che la rappresentano. Mancava però un qualche cosa che la facesse crescere così come sta crescendo negli altri stati europei e del mondo anche da un punto di vista culturale di ricerca, fornendo agli stessi igienisti dentali un qualcosa per crescere da un punto di vista della scientificità e delle capacità cliniche. Bene, quali attività quindi per raggiungere meglio questi scopi in entrambe le società? Beh, diciamo le attività sono molte, abbiamo intrapreso già sia con il Chirone che con la SISIO molte attività. Lo scorso anno con il Chirone, con l'Accademia Il Chirone, abbiamo focalizzato un tema che è quello della prevenzione del cancro orale e abbiamo cercato di unire le differenti categorie professionali per fare in modo di avere una conoscenza globale e interdisciplinare di questa problematica. Perché questo? Per traslarla a sua volta sul cittadino e quindi fornire una prevenzione in più gratuita al cittadino. Ecco che quindi l'iscrizione al Chirone, che è gratuita, ha permesso a tutti i partecipanti di partecipare agli eventi da noi organizzati, ha permesso di organizzare un congresso accreditato ECM per ben 4 categorie professionali differenti, che sono gli odontoiatri, i medici chirurghi, i farmacisti, gli igienisti dentali, presso l'Università La Sapienza di Roma. Un congresso internazionale che ha riscosso un grande successo con oltre 600 partecipanti e ovviamente sulla scia di questo successo stiamo preparando il secondo congresso internazionale dell'Accademia Il Chirone, che questa volta avrà come focus, come tema, la volontà di unire sia stili di vita che fattori di rischio che ambiente e genetica nell'ottica appunto della prevenzione. Per quanto riguarda la Società Italiana di Scienza dell'Igiene Orale, invece stiamo mettendo in cantiere una serie di incontri per soci, sostenitori e soci attivi che vogliono andare a fare in modo di promulgare e diffondere quello che è la cultura dell'igienista dentale da un punto di vista scientifico, con incontri dedicati al come fare ricerca e ai protocolli scientifici e clinici. Incontri che poi andranno a focalizzarsi per i soli soci attivi su protocolli ben più determinati per fare in modo appunto di creare delle linee guida per la nostra categoria professionale.